Siamo a Milano per un incontro dove sono state presentate nuove proposte terapeutiche per la cura del dolore acuto e ne parliamo con il professor Diego Fornasari, farmacologo dell'Università degli Studi di Milano. Professore, che novità ci sono nella cura del dolore acuto? Dunque, la novità principale in questo momento nel trattamento del dolore acuto riguarda una nuova formulazione di Diclofenac, che è una formulazione sottocutanea, che mancava un po' per questo principio attivo, nel senso che esistono notoriamente formulazioni intramuscolari, ovviamente endovenose, meno utilizzate, formulazioni orali, formulazioni topiche, ma la formulazione sottocutanea mancava. E la formulazione sottocutanea offre alcuni vantaggi che espandono le opportunità terapeutiche di questo principio attivo. Prima di tutto, come è stato possibile ottenere una formulazione sottocutanea? È stato possibile ottenerlo perché sostanzialmente il Diclofenac è stato messo insieme ad un enhancer, ad un potenziatore di solubilità che è noto in ambito farmaceutico, che è un derivato della ciclobetadestrina, che aumenta di molto la solubilità appunto del diclofenac. Aumentare la solubilità significa che il principio attivo si può sciogliere più facilmente in soluzione, quindi si possono per esempio ridurre i volumi. Ora è noto che nel comparto sottocutaneo, il massimo volume accettato, perché è chiaramente un comparto piuttosto rigido, è circa 1 ml. Questo è sicuramente il primo miglioramento, improvement, di questa nuova formulazione, quindi la possibilità di somministrarla a livello sottocutaneo. E perché è un vantaggio? È un vantaggio perché l'autosomministrazione è molto più facile, mentre chiaramente con la somministrazione intramuscolare soltanto i migliori riescono a farsi appunto una corretta autosomministrazione, c'è bisogno di qualcuno che ci faccia la famosa puntura, invece con la formulazione sottocutanea possiamo usare qualsiasi parte del gluteo, possiamo usare la coscia, possiamo utilizzare l'addome, addirittura si possono utilizzare anche appunto gli arti superiori per poter appunto iniettare il farmaco. Quindi anche la possibilità di rispondere prontamente, rapidamente e in maniera autonoma all'insorgenza del dolore acuto. Penso per esempio ai pazienti che soffrono di colica renale che vogliono il prima possibile poter stoppare appunto questo dolore particolarmente intenso. Però questa non è l'unica novità della nuova formulazione, perché la nuova formulazione esce con 3 dosaggi terapeutici diversi, 25, 50 e 75 mg. E qui sta un po', secondo me, la sorpresa in ambito farmacologico. Noi siamo appunto abituati alla formulazione intramuscolare a 75 mg, che è, se vogliamo, un po' un dosaggio rigido, perché probabilmente ci potrebbero essere dei dolori che non richiedono dei dosaggi così alti, ma potrebbero appunto essere trattati con 50 mg o con 25 mg. Ebbene, gli studi appunto di efficacia terapeutica dimostrano che sostanzialmente c'è una relazione lineare tra i 3 dosaggi, quindi questo in poche parole significa che io riesco con il 25 mg ad avere un effetto analgesico, ovviamente relativamente all'intensità del dolore che voglio andare a trattare. Questo è molto importante perché tutte le indicazioni delle autorità regolatorie, nonché le varie linee guida, dicono che comunque il farmaco antinfiammatorio non steroideo tradizionale o Coxib deve essere utilizzato per il minor tempo possibile al minor dosaggio possibile. Quindi qua noi possiamo veramente personalizzare l'intervento terapeutico sulle modalità appunto di insorgenza del dolore e sull'intensità del dolore stesso. Professore, ma i farmaci antinfiammatori non steroidei possono essere utilizzati liberamente o devono essere utilizzati con cautela? Allora, i farmaci antinfiammatori non steroidei sono farmaci assolutamente indicati nel trattamento del dolore acuto e in certe condizioni nel dolore cronico di natura infiammatoria. Sono dei farmaci sicuramente efficaci che però hanno, come accennavo precedentemente, delle precise utilizzazioni e devono essere prescritti con la massima appropriatezza, perché sono sicuramente dei farmaci che si portano
hanno dietro degli effetti avversi importanti, un aumentato rischio cardiovascolare, una gastrolesività, che sono presenti entrambe sostanzialmente con tutti i FANS, più o meno, a seconda che si parli di COXIB o di FANS tradizionali, ma queste due problematiche di reazioni avverse sono sempre presenti. Per cui è chiaro che dovrebbero essere esclusi da un trattamento soprattutto prolungato soggetti cardiopatici, e comunque in generale i farmaci antinfiammatori non steroidei, come dicevo precedentemente, devono essere utilizzati per tempi brevi, ridotti, e naturalmente al dosaggio minimo necessario per ottenere appunto l'effetto desiderato, che è un effetto analgesico ed un effetto antinfiammatorio. Però insisterei molto sull'aspetto antinfiammatorio, perché i FANS sono dei farmaci analgesici in primis, perché sono dei farmaci antinfiammatori che limitano la famosa sensibilizzazione periferica nelle vie del dolore, quindi ci aiutano appunto a controllare il dolore. Però detto questo, sono dei farmaci che comunque bisogna utilizzare appropriatamente, perché sono dei farmaci assolutamente efficaci.